Tutto il mondo nerazzurro si dà appuntamento ogni giovedì sera in diretta alle ore 21. Siamo ufficialmente nel mese di febbraio. Chiedo conferma al mio agronomo preferito, signor Monzani. Buonasera, signor Monzani. Buonasera, anche se oggi il clima, insomma, diceva che era marzo inoltrato, eh. Chi? Dopo... Chi lo diceva? Il clima, il lo diceva. Dopo... Beh, insomma, il mio ginocchio, sai che quando c'è l'umidità. Amico giornalista romano, ma interista, ritorna Maurizio Pizzaferrato. Ben trovato, buonasera. Buonasera. Anche un altro amico che torna. 30 anni inviato sull'Inter, soprattutto per uno dei quotidiani più popolari d'Italia, qual è Il Giorno, scrittore, interista, Beppe Maseri. La sua saggezza ci sarà utile questa sera. 151 presenze e 2 gol. Di cui però, insomma, ci sono gol e ce gol. Ce n'è uno abbastanza importante. Ce n'è uno abbastanza importante. Che ricordo sempre 4 con stagioni in nerazzurro, più volte capitano. Massimo Paganin, eccolo qua, ben trovato. Ben trovato. D'Ambrosio, Botta, Hernanes. Dove arriviamo con questi? Questi possono veramente risvegliare l'Inter e farci arrivare almeno in zona Europa League, sicuramente. A me, per esempio, Botta, sì, è piaciuto subito nelle brevi apparizioni che ha fatto, perché mi piace la sua vivacità e la grinta che mette. Lui entra subito in partita, mi piace molto questo ragazzo. Massimo? Ma credo che possano dare sicuramente il loro contributo. La cosa più importante è che Mazzarri dovrà trovare, diciamo così, il giusto equilibrio per metterli in campo, ma credo che non ci siano assolutamente problemi. Il tempo di lavorare l'ha avuto e credo che nella seconda parte, soprattutto della stagione, verrà fuori il lavoro che ha fatto nella prima parte. Dobbiamo dimenticare che ci sono, come fossero dei nuovi acquisti, penso a quei giocatori tipo Kuzmanovic, Milito, tanto per le due, Icardi, che adesso sono recuperati fisicamente, che non ci sono praticamente stati nel girone d'andata. Se Icardi fa Icardi e Milito prima o poi tornerà, non dico quello del triplete, però tornerà a essere un po' più tonico di ora, davanti l'Inter è a posto. C'è anche Botta, poi c'è Hernanes, che è un centrocampista comunque può anche essere utile in zona gol. Io spero che questa nuova linfa serve anche a Mazzarri, cioè a liberarsi un attimino da dei timori di troppo, parlo del vestito tattico, no? Che dà la squadra. Quindi mi auguro che questi giocatori servano a dare a Mazzarri un po' più di creatività, un po' più di libertà di pensiero. Stile Inter, noi non facciamo conferenze stampa perché è quello che è accaduto su Isla quest'estate, sì, certo. Non c'è stata una reazione, no, però, così stizzita. Secondo me Ausilio ha detto delle cose esatte, molto belle anche, però insomma, che gli stimatissimi suoi colleghi della Juve, che poi si permettano, con i quali c'è un ottimo rapporto, si permettono di fare una conferenza stampa dicendo l'Inter è stata scorretta, a me non sta bene allora. Allora sbagliano loro. Sì, certo, però dico, se sono gli stimatissimi colleghi che queste cose possono accadere nelle trattative del calciomercato, allora perché la Juve ha fatto questa cosa? Perché? Allora questo clima idilliaco non c'è proprio. Sarà la richiesta del proprietario? Cioè, come? Sarà la richiesta del proprietario? Perché sai, i dipendenti fanno quello che... Sì, va bene, però... A me ad esempio Marotta non ha convinto tantissimo. No, neanche a me. Mi sembrava che quasi fosse in imbarazzo dover dire queste cose, nel senso era là che diceva è sconcertante perché non ha un contraddittorio, perché onestamente e comunque nel caso che se avessero fatto anche la domanda ma quando quest'estate è accaduto a parte inversa, per esempio, con Isla, bravo, per esempio, non è sconcertante, cioè, doveva essere sconcertante per l'Inter, scusate ma Berbatov l'Ausilio abbia riportato in quello che è l'ambito, però la Juve ha fatto una conferenza stampa, ho capito, questa è la questione. La Juve sono anche 10 anni, questa è la questione. La Juve sono anche dal 2006 che nega il negabile, cioè hanno costruito un club sul negazionismo. È fin troppo signore nel dire che la cordialità. Ausilio è l'espressione del suo club. Marotta è l'espressione del suo club. Sono due dipendenti, fanno le cose che il club vuole. Tiki taka o ripartenze? Ripartenze. Il più grande difensore della storia dell'Inter? Facchetti. La cosa più bella di Milano? Il Duomo. Se dico Inter, pensi a? Alla storia che c'è alle spalle.
Storia della società. Peggio i bianconeri o peggio i rossoneri? Sei proprio... No, beh, diciamo così, sono più della sponda rossonera piuttosto che quella bianconera. La Juve faccio un po' fatica. Il giovane difensore su cui punti di più? Il giovane difensore su cui punti di più? Questa la voglio sentire, scusate, però la voglio sentire. In Italia, ma no, guarda, non c'ho... la maggior parte sono stranieri. Però, puoi anche dire un straniero. No, però diciamo che Ranocchia mi piaceva sempre, mi è sempre piaciuto molto. Non è più giovanissimo, se vogliamo. Più 88. Esatto, non è più giovanissimo come di primo pelo, però mi è sempre piaciuto molto. Diciamo c'è il percorso di crescita che potrebbe dare dei grandi risultati. Maurizio Pizzaferrato ha disegnato per noi l'Inter di tempi in cui non t'ha messo. No. Io te lo dico, Miei 11. Jair a destra, Mazzola come interno. Interno, poi Matteus. Lothar, di cui l'erede in arrivo. E Mario Corso. Oggi Mario Corso in sede, vi racconto dietro le quinte, c'era Hernanes che stava visitando la sede dopo la conferenza di presentazione, lo incontra e dice: sono 40 anni che aspetto di vedere uno che sappia tirare le punizioni come le tiravo io. Ti aspetto perché secondo me tu puoi ridare delle gioie su punizione che mancano dai miei tempi. Mario è uno preciso, insomma, che col pallone, coi piedi lo mandava veramente guardalo. Hernanes però le tira a Roma, sia di destro che di sinistro. Sì, lui era mono, invece Hernanes è stereo. Guarda cosa faceva questo qui, guarda. No, sì, ma perché le immagini sono rallentate. No, non è che eccole qua le immagini di oggi. Bravissimo il nostro Marco Secchi. Bella questa. Le immagini di oggi di Mario Corso e Hernanes nella sede. E il più grande grazie, il più grande applauso va a chi insomma ci ha fatto gioire, anche se con i gol solo due volte, ma con tante grandi prestazioni. Chiunque abbia vestito i nostri colori rimane nel nostro cuore. Massimo Paganini. Grazie Massimo. Salutaci tuo fratello. Non mancherò, certo, grazie a voi. E noi torniamo puntuali fra una settimana, sempre a quest'ora, sempre Inter Channel, sempre Mondo Inter. Buonanotte. Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Inter Channel e poi scegli Sky, liberi di...